si deve prendere la scorta. Gli ho detto: lei è pazzo, io questa la scorta, ma non che perché mi sento un eroe, attenzione, ma semplicemente perché quando loro decidono di farti fuori è storia, o sei due o sei tre o sei quattro, non guardano in faccia nessuno. Io capisco perché devono ammazzare un carabiniere che guadagna 1300 euro al mese se lo stronzo sono io. Anzi, pensate che la mattina loro alle 9 vengono, mi vengono a prendere, devono fare la bonifica della macchina, io dovrei dargli le chiavi della macchina prima di uscire di casa. Loro mi mettono in moto la macchina, se non esplodono io esco, se esplodono do la notizia. E invece litighiamo, perché io scendo, la macchina me la metto in moto io, anzi gli faccio tirare la gazzella 20 metri indietro, se metto in moto ci andiamo a prendere il caffè, se non metto in moto la notizia la danno loro. Ci siamo messi d'accordo così. È una terra bellissima. Io al nord vado a raccontare che non c'è terra migliore della Sicilia, per le sue bellezze naturali, per la sua dieta mediterranea, per i suoi colori, mare, sole, cielo, e poi mi rompe la minchia che devono dire che c'è la mafia. E allora tutti insieme dobbiamo metterci di buzzo buono a cercare di liberare questa meravigliosa terra, e devono venirci a trovare per i nostri bei luoghi e non per venire a visitare, o vengono sui terreni confiscati alle mafie a lavorare i ragazzi per parlare di mafia. Sta cosa mi ha rotto la minchia, ragazzi, ma dobbiamo essere tutti insieme, questo è il problema. Deve essere un coro unanime, ci deve essere una ribellione comune. Noi non riusciamo a vincere la lotta alla mafia perché ogni volta che le mafie sono in difficoltà, guarda caso, c'è la politica che gli va incontro. Pensate che lo scudo fiscale, il rientro dei patrimoni illeciti dall'estero con non semplicemente la tassa del 5%, lei sono sicuro che ne paga da 20 a 40%, noi facciamo rientrare milioni di euro di patrimoni illeciti con 5% di sconto. Poi facciamo la legge sul falso in bilancio, poi ci facciamo le leggi ad personam, legittimo impedimento, poi ci facciamo il processo breve, il processo lungo, cazzo, con 310 qual era? Io ogni giorno mi passo quasi il tempo ad andare nel tribunale, un legittimo impedimento lo potrebbero fare anche per me, non so, devo andare a pisciare, non posso andare al processo, è un legittimo impedimento. E queste anomalie che noi dobbiamo cercare di togliere. Ora io, siccome a me non mi ammazzerà la mafia, ma i monopoli di Stato, che è la stessa cosa, perché fumo 3 pacchetti di sigaretta al giorno e prendo 20 caffè. Mentre io mi vado a fumare una sigaretta che mi spetta, visto che non la posso fumare qua nemmeno dopo 45 anni, ci colpa lei, me la vado a fumare fuori. Vediamo qualche filmato per far vedere come lavorate lei. Attenzione, vedrete due filmati. Noi siamo stati a Corleone a filmare il matrimonio della figlia di Totò Riina. Bello, eh? Tutte queste ragazze ora si vedono questo matrimonio. E ci siamo andati solo perché la famiglia Riina, che a Corleone è una delle migliori, cioè sono i nostri migliori telespettatori mafiosi. Ci guardano, però il canone lo pagano a Mezzolino, la Mezzolino, esco di Mezzolino, quello là, quello là. Risultano nulla tenenti, cioè non hanno soldi. Pensate che Totò Riina ha chiesto pure la pensione di agricoltore perché Mischino è mezzassato. E allora uno, quella mattina, 2 anni fa circa, per un errore giudiziario, Giuseppe Salvatore Riina, figlio del capo dei capi, è fuori ed è lui che accompagna la sorella all'altare. Quella mattina viene mio figlio, 20 anni, mi dice: papà, voglio andare a Corleone a filmare il matrimonio della figlia del Totò Riina. Perché sei invitato? Ti devono dare i confetti? Io non lo so. Vatti a sedere, non rompere i coglioni perché è pericoloso. No, 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 papà, io voglio andare là con la telecamera anche questa piccolina, mi metto in mezzo agli invitati,
perché voglio andare a filmare come si sposano due nullatenenti. Mi convinco, glielo mando, chiamo già adesso così i carabinieri dicendo che guarda, sta trovando mio figlio, state attento a quello che succede, non ti preoccupare, ci pensiamo noi. Infatti un carabiniere non si dite, non c'era proprio. Ai quattro angoli c'erano quattro mafiosi che stavano attenti che tutto andava bene, e in un certo senso ero tranquillo perché non avrebbero rovinato il matrimonio della sorella o della figlia. Mio figlio mette a filmare Giuseppe Salvatore Rina, attenzione, noi parliamo attraverso televisione, quindi ci conoscono di faccia, sanno tutto quello che faccio, pure quando vado a pisciare. Lo guarda ad un tratto, stava sorridendo con la sorella, lo riconosce e il suo sguardo diventa duro. Quel giorno con noi a fare il telegiornale c'era Stefania Peditti, si dice la notizia. È lei che realizza il servizio e che dice: adesso sì che sembra un film, loro armati del loro odio e noi della piccola telecamera per dare informazioni. Appena si avvicina con la sorella verso la telecamera di mio figlio, gli fa lo sfotte, no? Saluta i giornalisti. Mio figlio gli dice: io non sono giornalaio. Prima di entrare davanti l'angione della chiesa rincara la dose: ma è diritto d'autore, ce la pagate? Ah, sempre con la magari. E mio figlio risponde: per queste cose parla con papà, se ne occupa lui, gli abbiamo fatto un culo così. Dopo che è uscito il servizio alle 4 del pomeriggio mi telefona l'altro cognato, il marito dell'altra sorella, il quale mi dice: appena, ma che minchia dici, il mio numero di cellulare su internet. Sguardo duro, sguardo truce, ma se venivi tu ti offrivamo le bomboniere, cazzo, tu spegni il telefono, minchia, se esplode. Non c'erano le telecamere di Barbara D'Urso e nemmeno quelle di Milo Fede e manco quelle di Alza Maria La Furippa che vi guardate ogni giorno con tutte le minchiate che vi propina. Amici, amici degli amici, grande bordello, grande fratello. Non avete capito che la televisione ormai, la telecrazia come la chiamo io, mi sta portando il cervello all'ammasso. Questi programmi demenziali fatti apposta, che poi si sommano con i tagli fatti alla scuola, alla cultura, e per farci diventare imbecilli. Figlia uomini e donne, femmine e mascoli, insomma, li stanno sperimentando tutti per completare con chiambette. Mi chiacchiavano che si chiama chiambette. E allora spegnete la televisione e accendiamo il cervello, perché per 25 anni Maurizio Costanzo Show ci ha allenato il cervello a noi. Ora per nati 25 anni la Zapolipa ve la lema buona e siamo misi, perché pensate che questa scatola è diventata solo buona per fare business. A giugno Teleato chiude, col passaggio al digitale terrestre è stata fatta la legge affinché le televisioni comunitarie, Teleato è una televisione comunitaria, non passino sulla piattaforma del digitale terrestre. Stiamo facendo un bordello insieme a tutte le associazioni antimafia, Libera in testa compresa. Non ci sono riusciti con la legge Bavaglio e ci stanno riuscendo ad ammazzare queste realtà locali con la legge sul digitale terrestre. E siamo sempre lì. La casta, la politica vuole rimanere intoccabile. Io ogni giorno dico che San a Raffaele di Gran Michele, era qua vicino Gran Michele, perfetto, nonno dovrebbe fare un passo indietro e dimettersi e andare a chiarire prima tutto con le procure e poi eventualmente continuare a fare il governatore.
chissà se già ce l'hanno attaccata con l'attac. A caso non ce l'ha mai noto, anzi addirittura li arrestano per tangente, gli danno il divieto di dimora e lui da Roma si è fatto lo stipendio di Palermo. Che io riuscisse voglio, perciò. E intanto è così. Li reintegrano. Tanto in Italia fino a Cassazione c'è la presunzione di innocenza. Mi invitano a Reggio Calabria a un convegno dei ragazzi di Ammazzate Ciutte e non sapevo che sul palco prima di me sale la Meloni, allora ministro della gioventù. La Meloni, che poi era un melonetto perché era una Meloni così. Quante minchiate ha detto in 5 minuti? Piccio, io ci stiamo a mettere, io cosa mi scordo? La mia carta e penna, perché il campo è esse. Noi siamo quelli che abbiamo fatto il codice etico. Noi siamo quelli, il governo della meritocrazia. Lì non è potuto più, e già dal pubblico stesso gli ho gridato della mignottocrazia, forse ha sbagliato parola. Perché qua funziona, col PD ha funzionato. Se me la dai ti faccio euro deputato. Se me la dai due volte ti faccio ministro. Non parliamo del PD, che è un partito ridemente. Continua a sostenere, per esempio, un indagato per mafia. L'UDC è l'unione dei coglioni. Il PDL è il popolo delle lucciole. L'MPA è mafia politica a parte, non si fanno mancare un cazzo. Poi c'è l'Italia dei portavalori immobiliari. Dico, siamo messi male. E la domanda più difficile, non mi chiedete chi cazzo votare perché non lo so, sono confuso io, e non è qualunquista, perché qualcuno poi dice, ma tu sei un qualunquista, no, è l'analisi di quello che succede nel territorio, è il vedere che parlano bene, che razzolano male, che hanno la politica dei due forni, una volta quando sono maggioranza e una volta quando sono opposizione. Dicono le stesse minchiate o da un lato o dall'altro lato, è l'opposto di quello che dicevano il giorno prima, perché si scoitano. Ora, per farvi vedere cosa è terreno, vi faccio vedere un po' di filmati. Questa ragazza che vedete saltare il cancello è una ragazza mandata a fare stage a terreno. Il primo giorno gli abbiamo fatto sbagliare di saltare i cancelli, il secondo giorno gli abbiamo dato una capretta. Nelle vie di Partenico c'era molta erba, gli abbiamo fatto mangiare l'erba con la capretta alla fine della strada, poi l'abbiamo muta e abbiamo, diciamo, sperimentato un nuovo lavoro. Il problema, quando sento parlare per esempio di ato rifiuti o ato idrico, c'è stata l'espressione del popolo italiano che l'acqua deve ritornare pubblica, attualmente è ancora privata. Ma dove cazzo è la democrazia? Noi, ovviamente non sono più i tempi della Shoah, visto che parliamo anche del giorno della memoria, ma guardate che stiamo andando incontro a una deriva della democrazia. L'Italia una volta era la terra della cultura, conosciuta in tutto il mondo. Oggi non vi dico che tutto il mondo ci siete dietro, ci fanno pure le barzellette, sono venute ragazze francesi a Teleato, perché questo cazzo di Teleato è sbarcato in Francia, in Inghilterra, ieri avevo una televisione spagnola, a dire, ma lo sai che in Francia Sarkozy ha dichiarato che stanno facendo una fabbrica di preservativi per Berlusconi? Cazzo, ma a 74 anni che cazzo di preservativi si deve fare? Dice, ma lui si è montato là una cosa della Fiat, il pistone, vabbè, tutte quelle minchiate. Sei pronto? Vediamo qualche filmato.